Ciao ragazzi, sono ben 20.107 e oggi, guardate, faremo la reazione alle cose di ieri. Ieri, guardate raga, che mi ha detto mia mamma. Ah vabbè, perché mi hanno comprato le scarpe. Comunque ragazzi, allora, ieri abbiamo fatto degli esperimenti e abbiamo detto che li facevamo vedere in questo episodio, cioè nel terzo episodio. E bene, guardiamo. Allora, uno non ha funzionato, uno credo che non abbia funzionato, ma ve lo mostrerò nel quarto episodio se avrà funzionato almeno là. Guardate, è diventata acqua stagnante. Vado a prendere un attimo un fazzoletto e proviamo ad aprire e guardare. Voilà ragazzi! Apriamo. Mia. Cioè, ma che... Si è levato. Raga, guardate. Aspettate, no raga. Non vedete bene, no raga, aspettate, no, si è tutto elevato, che schifo. Guardate raga, guardate, si è elevato tutto il ferro attorno, no, è tipo nera. Non si spacca perché si è arrivato sul ferro attorno. Intanto questo ha avuto una reazione strana. Infatti sembra che c'ha delle spaccature. Visto? E non so se poi si deve mettere in frigo da qualche altra parte. Mo proverò a metterlo in frigo per un po'. Poi non so. Questo lo mettiamolo nell'acqua. Voglio vedere... Fino all'ultimo episodio lo mostrerò. Saranno 25 episodi. Lo mostrerò questo. Lo mostrerò. E vedremo la reazione. Mostrerò anche quell'altro. Nell'acqua. Nell'acqua. Ok. Mamma mia. Comunque mettiamoci un altro po' nell'acqua. Ecco raga, l'ho rimesso. La sostanza si era, come dire, era diventata speciale. Ora prendiamo il manuale qua e leggiamo qualche altro esperimento. Raga, ne ho trovato uno. Il sale che sale. Mi dovrà aiutare un po' mio padre. Però noi prendiamo intanto gli ingredienti. Olio. Ce l'abbiamo. Sale fino. Ce l'abbiamo. Ok, poi una provetta. C'è tutta la roba qua dentro. Infatti, ecco una provetta. E bicchierino con beccuccio dovrebbe essere questo. Sì, è questo, vedete, che un bel cuccio e palettina, che dovrebbe essere questa. Sì, è questa. Ok, allora, ora leggo tutto quello che dobbiamo fare. Aspettate. Ok, devo rispondere una cosa. Con il bicchierino riempi l'acqua. Allora, con il bicchierino riempi d'acqua la provetta. Per 2-3. Ma qui non c'è... Pesto! Pesto! Scusate, ma l'acqua qui non l'ho detto. Andiamo a prendere un po' d'acqua. Ho trovato una bottiglia. Va bene. E ora col bicchiere riempi d'acqua la provetta per 2-3. Papà! Ma qui non c'è. Aspettate raga. Ok, mio padre mi sta cercando di fare.
Col bicchierino, col beccuccio, dovrebbe essere questo. Ok. Poi qui dice: finisci di riempire la provetta con l'olio, ma non fino all'orlo, che sarebbe qui l'olio di arachidi, ma non fino all'orlo. E con la palettina versa del sale fino il sale fino nella provetta. Bella idea proprio. Salino, il sale come ce lo metto? Sale come ce lo metto? Aspetta. No, raga. Aspettate. Qua. Raga, non ho capito. Qui c'è scritto il sale che sale. Ah, tipo tu ci metti il sale sopra, non scende, ma sale. Aspetta. Un tipo d'olio, ok, perché avevo sbagliato la quantità un attimo. E il sale dobbiamo metterlo nella palettina e la paletta dritta. Ci dovrebbe andare bene. Vediamo che esce, vai papà, metti. Oh, il sale sta scendendo, ma tra poco sale, in teoria dovrebbe salire tra poco. Devo del tappo, prendi. Sì. Dovremmo scuotere. No, comunque qui no. Che? Ecco qui, quindi sta salendo e scendendo. Ora provo a schierarlo. Infatti ora sta giù, ma se lo metti qui ora sta su, giù su. Qui ci sta del sale che dopo leveremo. Ed ecco un effetto chimico, ragazzi. E ci sto anche io. Alla vostra salute. E tu non fai parte del video. Guarda Brian che ha fatto. Comunque, ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto. Perché mi devo fare la cosa mentre faccio la... Comunque, ho capito che non era niente di che, ma devo fare spot. Allora, comprate chimica facile facile, la trovate in edicola. E se siete sotto gli 8-12 anni non potete. Invece se tipo avete 12 anni potete, se avete 8 anni potete, se avete 7 anni non potete. Se invece avete... 9 anni potete. Ma comunque, ragazzi, spero che vi sia piaciuto, anche se non è niente di che. Lasciate 44 like e ci vediamo per un prossimo video. Ciao ciao.